Yeah, I'm Cool. ready. Yeah. Cool. Stefano Travaglia, thank you so much for joining us today. Talk us through your match. Yes, my match today was really, really strong from the beginning, and totally different match from the first match on, and then I play on Monday against Carballes. So I have to adapt it. There was different condition. Monday there was windy and colder than today. Today sunny and hot, so different player. But I think I feeling good from the beginning, and I use it a lot of my service to stay on the match in the match, and I think it was the key to win it, because I didn't return so good, but I was every time up with the score for my serve, because the serve is really good, 14 ace I think, and a good percent of the first serve. So I think the key was my serve and my mind, because I was every time focused, even if I was down on the tiebreak on the second set and on the third. But I'm really happy, and I will be focused for tomorrow. So we'll now be taking questions from online. We'll be taking questions in English and the national language. So if you have a question, please use your raise your hand button. Think all Italian. Reminder, if you want to ask a question, please use your raise your hand and you'll be able to answer, or you'll be able to ask it in English and the national language. Well, thank you so much. That concludes the interview today. Thank you so much for joining us. We really appreciate it, and good luck for the rest of the tournament. Thank you. Thank you. Perfect. Pearl, good to go. We've got the statement off of you, and we're all good. There was a, the guy told me that there is OB tennis waiting for me. No. Maybe you can check it. I'll check it. Because the guy bring me here, the told me. We've got ASAP Mark Snover. Sorry? We've got from ASAP. No. We've got UB Tennis. OB tennis, yeah. We've got, oh, he must have been a late one. Hello, Vani. Hi. You've come, yeah, you're a little bit late, but that's okay. Do you have any Ah, ok. questions? T'ho salvato, eh? Stavo andando via. Sì. Ok, ciao, grazie, scusate, ma qui sono arrivati tutti insieme stanotte. Allora, congratulazioni. Grazie, grazie. Congratulazioni. È stata una partita molto molto dura. Raccontaci un po' che cos'è che ti è piaciuto della parte del risultato della partita di stasera, e cos'è che magari pensi di poter lavorare meglio. Allora, la partita di oggi rispetto alla prima partita che ho giocato, sicuramente sono partito molto bene sia da fondo campo che al servizio, e penso che queste due cose le ho portate bene avanti per tutto l'andamento del match. E prima partita del torneo non è mai facile, quindi anche condizioni un po' diverse rispetto ad oggi. Oggi c'era meno vento, era soleggiato, l'altra volta era, ho finito di giocare la sera, quindi momento della giornata dove cambia molto, ecco, il clima, quindi passa da essere più veloce il campo a essere più lento. Invece oggi ho iniziato subito con un campo veloce che poteva comunque favorire a lui, dato che batte molto bene, però come ho detto prima ho iniziato a giocare molto solido da fondo campo e molto solido al servizio, quindi queste sono le due cose che ho fatto meglio, ma che sicuramente posso ancora migliorare. Potevo rispondere un po' meglio, soprattutto giocare il primo tiebreak un po' più aggressivo, però ecco, lui batte molto bene, quindi non è una cosa semplice da fare. Però l'intenzione era, ecco, di rispondere vicino, dargli poca apertura di campo al servizio, perché lui quando batte slice ti porta molto fuori al servizio, quindi in risposta. Perciò ho provato fin da subito a far quello, sono riuscito a farlo qualche game sì, qualche game no, qualche game è andato via in 4 secondi, che mi ha fatto 3 ace e un servizio vincente, quindi
giocatori così devi stargli sempre vicino. Però sono state tante cose positive e tante cose che posso ancora migliorare. Quindi mi ritengo molto soddisfatto pensando già alla partita che dovrò fare domani. Beh, però il primo set è andato via per 2 centimetri, no? Quel diritto, insomma, nel primo set si poteva vincere tranquillamente perché insomma, si è giocato tutto un punto, due. Sì, il primo set ero sotto 6-3 al tiebreak, era comunque solo un mini break, sono riuscito a recuperarlo e quei due dritti quel dritto che ho sbagliato lungo linea era un colpo giusto da fare perché lui tiene sempre l'angolo, cerca sempre di rimanere nel contropiede, quindi ho cercato diciamo l'angolo vuoto ed era anche giusto il fatto che è uscito veramente di poco, cosa che poi ho fatto diversamente nel secondo e terzo set quando non cercavo il contropiede, cercavo di fare il vincente sempre, ecco, quel metro e mezzo di margine, perché comunque lui tiene sempre il contropiede, che non è un velocista, quindi cercavo, ecco, di giocare il vincente in sicurezza con margine. Sono colpi che possono andare dentro di mezzo centimetro come possono andare fuori. L'idea era giusta, quindi non penso di avere niente da recriminare, ecco, su quel tiebreak. Sono rimasto comunque focus cercando, ecco, di arrivare all'obiettivo finale, di vincere il match e niente, questo. Parlando di quello che è successo prima dell'inizio del torneo, cioè della situazione abbastanza particolare dell'isolamento durato 14 giorni, delle limitazioni alla possibilità di allenarsi e così via, rispetto a quello che avresti fatto in condizioni, tra virgolette, normali, c'è stato qualcosa che non sei riuscito a fare perché appunto potevate giocare soltanto un certo numero di ore, potevate allenarvi soltanto in determinati momenti, oppure a livello di preparazione hai fatto più o meno quello che volevi fare? Ma principalmente ho fatto quello che ci eravamo prefissati di fare, ecco, con il mio team. Sono venuto qua solo con il coach, ma anche il preparatore atletico ci segue costantemente anche da casa, tutti i giorni, con programmi e tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare e che probabilmente ho risentito un po' al primo turno è a livello di recupero, quindi di lavorare su determinate parti del corpo che ho bisogno di lavorare con il fisioterapista e con l'osteopata e non sono riuscito a fare. Avevamo solo 15 minuti con il fisioterapista per fare il trattamento al giorno e molte volte il fisioterapista, siccome non si poteva prenotare, bisognava vedere se era libero nel momento in cui usavi quell'ora e mezza per la parte atletica, quindi era stato molto complicato. Però secondo me non potevo, ecco, usare un po' di più questa parte del fisioterapista osteopata, ma non è stata una limitazione, era solo una cosa che sento che mi è mancata un po', ecco, su lavorare su quelle due o tre parti del corpo che ho bisogno, però ho altri giorni per riprendere questo lavoro che ho lasciato nelle 2 settimane, quindi penso che avrò del tempo a disposizione per tornare al 100%. Io non credo che il tuo avversario di domani sia già noto. Se non sbaglio, devono ancora scendere in campo. Non lo so Credo che sinceramente sì. chi è, chi sono. Credo che sia il vincente tra Bublik e O'Connell. Sono due giocatori che conosci. C'hai giocato insieme. Con Bublik no, mai giocato, invece con O'Connell ci ho giocato l'anno scorso, penso nei quarti o in semifinale a un challenger qui in Australia, a Bendigo. Dei giocatori che comunque Bublik ci ho giocato una volta in coppia in doppio, comunque bene o male conosco. Non ho avuto tanti match, non ho fatto tanti match contro di loro, però qualcosa in mente ce l'ho e poi ancora devono giocare, come hai detto tu, quindi aspettiamo chi vince e poi ci lavorerò su insieme al coach e prepareremo una tattica. E l'ultima cosa, lo scorso anno, adesso non esattamente nelle stesse date, però tu stavi giocando la ATP Cup e sono adesso la squadra italiana è in semifinale. Ti manca giocare una competizione a squadra di quel tipo?
Ma sicuramente l'anno scorso mi sono trovato molto bene a giocare all'ATP Cup e anche rappresentare l'Italia in queste competizioni è una cosa molto importante per me, a cui tengo molto. Purtroppo quest'anno con questi tornei molto, molto ristretti, con pochi tornei di preparazione all'Australian Open, abbiamo deciso di non giocarla, che comunque erano sicuri di giocare Matteo e Fabio, e quindi sarei dovuto venire qua diciamo, come riserva. E invece volevamo io con il mio team cercare di giocare qualche partita. E quindi abbiamo preso la decisione di non giocare la ATP Cup. Però sì, sicuramente è una grandissima manifestazione che mi manca giocare e spero nei prossimi anni che ci sia l'occasione per poterla rigiocare. Ok, grazie mille e in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie, crepi il lupo. Grazie, buona Ciao, giornata. ciao. Perfect. Good job. Thank you for Thank you. that. We really appreciate it. Thank Good you. luck for the rest of the tournament and also for next week. Thank you so much. That's okay. Have a good night.